Eh sì, anche stavolta ragazzi ho speso 469 euro dei miei soldini per portarmi a casa questo Apple Watch Serie 6. Vi farò vedere il colore tra un attimo quando andremo ad unboxarlo insieme. È più una conferma, volevo capire se effettivamente ciò che pensavo di questo dispositivo si andrà a confermare nel momento in cui andrò ad aprire la confezione di vendita. Ma prima di cominciare e vedere nel dettaglio questo dispositivo, ovviamente vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo aveste fatto, di mettere un bel like a questo video e di seguirmi in tutti i social. Detto ciò, apriamo sti 469 euro appena spesi. Sapete che il primo dispositivo made in Apple, cioè proprio comprato in Apple Store, quindi me lo sono fatto inviare a casa, che ho qui sul canale. Di solito ho preso tutto su Amazon, quindi lui è il primo pacchettino che arriva proprio direttamente da Apple, e infatti anche la confezione di vendita per me è la prima volta. Andiamo a tirarlo fuori da qui dentro. Eccolo qua ragazzi. Beh, devo dirvi che le confezioni di vendita di Apple sono sempre un qualcosa in più rispetto alla concorrenza, no? Certo, lui costa e magari paghiamo anche proprio tutto ciò, però effettivamente quella che è l'esperienza di unboxing è sempre tanta roba. Beh ragazzi, devo dirvi che la confezione è sempre proprio proprio bella. Ecco, qui troviamo quelli che sono i nuovi colori, i nuovi cinturini, insomma sono un po' di disegni di quelli che sono gli Apple Watch, quindi molto bene. E passiamo a queste due scatole. Qui c'è il cinturino, lo vediamo tra un attimo, mentre qui c'è l'Apple Watch Serie 6. Togliamo i sigilli. Apriamo il cinturino o guardiamo prima l'orologio? Apriamo il cinturino. C'è una cura di dettagli in tutti i punti di queste confezioni che è un qualcosa di incredibile. Il cinturino è arancione blu, molto carino. L'avevo già comunque visto all'interno del sito e era l'unico disponibile per averlo abbastanza in fretta. Non è il nuovo modello che è tutto un pezzo, bisogna misurarsi appunto il diametro del polso per andare ad ordinare quello giusto della misura adatta, quindi ho preferito prendere questo anche perché in testa un progetto, quindi non mi interessava più di tanto il cinturino in particolar modo di questo Apple Watch. Vediamo la confezione di vendita quindi del nostro dispositivo. Sono due i colori nuovi di questo Apple Watch Serie 6, blu e rosso, e come vedete io l'ho preso in colorazione blu. Qui ci sono un po' di manualini di istruzioni, mettiamoli anche da parte, non ci servono. Il classico cavettino con basetta di ricarica, e come vedete, come già detto un po' da tutti, quest'anno non c'è un caricatore al suo interno. Questo un po' per risparmiare sul prezzo, costa 20 euro in meno rispetto all'anno scorso, ma anche proprio per una questione di inquinamento, in quanto ormai è chiaro che non manca nessuno un caricatore standard da 5 euro di valore forse, quindi Apple ha ben pensato di non inserirlo all'interno della confezione. Ma apriamo, anzi prendiamo in mano questo Apple Watch perché sono molto ma molto curioso. Ok, si è già acceso, sembra quasi un Mac. Allora ragazzi, il blu appena presentato da Apple era bellissimo nel sito e qui dal vivo lo è ancora di più. Certo, con la luce dei miei faretti in questo momento forse sembra un po' più scuro rispetto a quello che magari può essere sotto la luce diretta del sole, ma devo dirvi che è una colorazione che mi piace molto e spero che i nuovi iPhone 12 abbiano proprio questa colorazione. Al di là di questo, l'estetica è sempre la stessa dei classici Apple da 44 mm. La prima configurazione ovviamente è in stile Apple, come vedete lo riconosce già. Sono piccole chicche, sono piccole cose che quando hai un iPhone, quando hai un Apple Watch, insomma, no? È un piccolo regalo, una piccola coccola che solo sui dispositivi Apple per ora abbiamo, soprattutto per quanto riguarda gli accessori da poter utilizzare con il vostro iPhone. Negli istanti che occorrono per fare in modo che il mio dispositivo si configuri completamente, voglio farvi vedere da vicino le differenze di due colori, dalla variante 44 mm dell'anno scorso che ho tenuto al mio polso fino a qualche mese fa, proprio nei confronti di questo nuovissimo Apple Watch Serie 6. Come vedete, dal nero a questo blu la differenza è molto marcata ed esteticamente è una scelta che mi piace tantissimo. Credo di aver scelto proprio il colore più bello tra quelli disponibili. Magari fatemi sapere voi qual è il vostro colore preferito tra quelli presentati quest'anno. Ecco, c'è da dire che se il peso e le misure sono praticamente identiche, le differenze, quelle più importanti, poi stanno sotto il cofano, tralasciando il colore, perché
abbiamo dei nuovi sensori che ci permetteranno di andare a controllare l'ossigeno del sangue, quindi per dare ancora più informazioni per quanto riguarda il benessere della nostra vita, ed è molto molto importante come cosa. In più riesce a generare degli elettrocardiogrammi che permetteranno insomma di tenere sotto controllo i nostri battiti cardiaci e quella che è la salute, soprattutto magari quando facciamo dello sport. Ecco, sapete benissimo che io non vado a correre tantissimo e quant'altro, però magari potrei cominciare, quindi ecco che queste nuove funzioni possono tornarmi utili anche a quelli meno sportivi come sottoscritto. La cosa poi più interessante di tutte, almeno quella che credo che più possa interessare a un sedentario come sottoscritto, è avere il display sempre acceso. Infatti il mio Serie 4, per fare in modo che si accenda, va sempre girato, no? Va sempre mosso per fare riaccendere, rianimare il display, mentre qui abbiamo il display sempre acceso, quindi ci permetterà di avere sempre l'ora lì bella pronta ogni qualvolta andremo a guardare il nostro dispositivo. Allora cari ragazzi, la prima cosa che ho notato alla fine della configurazione è che i due quadranti hanno nettamente un colore differente. In sostanza abbiamo un blu più marcato e un blu meno marcato in questi due dispositivi. Non so se dalla telecamera si percepisce questa cosa, ma posso assicurarvi che l'Apple Watch di tipo 4, quello vecchio, ha un blu differente, meno diciamo così, meno carico, mentre sull'Apple Watch nuovo, come vedete, il blu è più carico e forse anche più bello da vedere, devo essere sincero. Ovviamente lo proverò anche sotto le luci diretta del sole perché sono veramente veramente curioso. Ecco, poi un'altra cosa che noto è che questo dopo qualche istante si spegne e non ho più l'orario al polso, mentre nel Apple Watch Serie 6 ho sempre l'orario, in questo momento riesco a vederlo e appena giro il polso questo si illumina, ed è tanta roba perché alla fine spesso per andare a vedere l'orario di questo sei costretto a fare questo movimento, cosa che non devi fare anche se appoggiato così in questo modo sull'Apple Watch Serie 6. Quindi questa è una grande cosa. Quello che mi preoccupa è la batteria come al solito, perché in questa variante non riuscivo a fare più di 2 giorni, spero che questo riesca a garantirmi almeno le 2 giornate visto che ha il display sempre acceso, ma non ne sono molto convinto. Bene ragazzi, per oggi è proprio tutto, spero che questa chiacchierata, questo unboxing vi sia piaciuto, almeno per capire effettivamente che differenza c'è l'uno rispetto all'altro e soprattutto per conoscere questa nuova colorazione con questo nuovo cinturino che devo ammettere mi sta piacendo assai, e noi ci vediamo prestissimo per un'altra chiacchierata sempre qui sul mio canale YouTube. Ciao a tutti ragazzi e alla prossima!